Quindi saluto tutti, buonasera a tutti. Sono Giusy Desio, sono il direttore ad interim del Centro Studi Americani e vi porto i saluti del presidente Gianni De Gennaro e ringraziamenti. Il presidente non può essere presente qui stasera, ma insomma ringrazia moltissimo i nostri relatori che sono i professori di Chiara Fama, quindi li presenterà sicuramente molto meglio di me. Desidero anche ringraziare moltissimo la Casa Egea e Francesca Zitter in particolare, perché da qualche anno abbiamo avviato questa collaborazione qui dentro, molto proficua, devo dire, e ci dà l'opportunità di presentare testi sempre di altissimo valore scientifico, chiaramente, ma anche di grande interesse per il pubblico in generale, così come il libro del professor Emiliano Ippoliti, che presentiamo stasera, un filosofo a Wall Street, che ha anche un titolo, permetta professore, molto accattivante, quindi ad aver avvicinato, credo, molti di noi, non proprio dell'ambiente, al mondo della finanza, anche un titolo molto accattivante. Il nostro moderatore, che ringrazio tantissimo, perché ormai possiamo dirlo, è diventato un amico. È una presenza abbastanza costante al Centro Studi Americani, e Michele Gerace, avvocato e studiatore della scuola sulla competitività. Michele, dicevamo con il professor Ippoliti prima che, essendo tu l'ideatore della scuola sulla complessità, ci sembri la persona più adatta per moderare un dibattito su un argomento così complesso. Vi ringrazio tutti e vi auguro, insomma, buon lavoro e ci godremo la vostra discussione. Grazie. Grazie Giusy, grazie a tutto il Centro Studi Americani, a Carlotta Ventura, al board per l'invito, grazie alla casa editrice Egea e Bocconi e soprattutto ben trovati con l'autore del libro, Emiliano Ippoliti, e in collegamento Angelo Maria Petroni e Fabio Pammolli. Certamente Giusy, c'entra molto la complessità e mi auguro che più avanti avremo l'occasione di rendercene conto, oltre che di limitarci a descriverne gli attributi, in modo forse non tanto rituale per le presentazioni dei libri, che solitamente vedono l'autore intervenire dopo i discussant, per dare la versione autentica, originale, su ciò che ha scritto e per metterlo nelle condizioni di rispondere a ciò che invece. Non la sentiamo più. Mi sentite? Ecco, Adesso adesso sì. sì, adesso di nuovo sì. Partiamo proprio dall'autore perché fissi alcuni concetti, almeno quelli guida del libro, come atto di comprensibilità verso chi ci segue da casa, da studio, in ogni caso da remoto. È evidente che il titolo porta a riflettere sulla finanza, il volume stesso svolge un'intera fenomenologia della finanza e la pone in relazione all'economia, alla società, risale già il sottotitolo stesso da Aristotele ai Bitcoin, la storia del pensiero economico e finanziario. E una delle cose che più colpisce è questa fenomenologia della finanziarizzazione, alla quale arriveremo perché poi proprio lì ci saranno dei paradossi che saranno costitutivi di una certa complessità. Direi quasi per definizione, chiaramente il professor Petroni e lo stesso professor Ippoliti potrebbero insegnarcelo. Intanto, all'autore del volume, Emiliano Ippoliti, professore, ben trovato. Una domanda Grazie. della quale chiedo scusa in anticipo per voler forse sembrare un po' banale, ma anche questo lo considero
un piccolo gesto di cortesia verso chi ci segue e anche un modo per rompere il ghiaccio tra di noi e con tutti coloro che portiamo avanti questa bella conversazione. Un filosofo a Wall Street si trova a proprio agio? Ma sì, direi. Nel senso che se non è chiamato a investire direttamente, forse si trova a suo agio. Perché si può trovare a suo agio? Perché l'apparato filosofico, una certa filosofia, se poi avremo tempo cercheremo di capire quale, permette di comprendere la finanza nella sua multidimensionalità, che è una caratteristica della finanza attuale, proprio per il ruolo che ha assunto. Lei faceva riferimento alla finanziarizzazione e questo processo di finanziarizzazione ha fatto sì che ormai la finanza, il sistema finanziario e anche i mercati azionari siano innervati nel tessuto non soltanto economico ma anche sociale e culturale della società contemporanea. E quindi il libro ha questo obiettivo, cioè usare la filosofia per cercare di comprendere la finanza in queste sue diverse dimensioni attraverso le quali plasma gran parte della società attuale, non soltanto economica, esercitando tutta una serie di influenze sulle quali poi possiamo anche discutere, che però la filosofia ci può aiutare a guidare. Quindi l'idea è che un filosofo a Wall Street potrebbe essere un libro che fornisce uno sguardo in grado di aiutare tutti noi a comprendere la finanza, e questo forse non soltanto è un diritto, ma è un dovere di tutti noi, proprio per il ruolo che ha assunto, e attraverso questa comprensione multidimensionale cercare di guidarla laddove è possibile. Grazie per averci messo a nostro agio rispetto al volume che stiamo presentando. Lei, professore, insegna logica e filosofia della scienza alla Sapienza. Questo mi porta, prima ancora di rivolgerci all'economista, al professor Fabio Pamolli della Bocconi, di rivolgermi ad un altro filosofo della scienza, oggi qui presente con noi, Angelo Maria Petroni. Benvenuto, professore. Intanto chiedo di attivare il microfono al professor Petroni. L'ho attivato. Eccoci. Perché il libro è molto interessante. Qualcuno si chiede, ma che c'entra un filosofo con la finanza o con l'economia? Perché occupatevi delle vostre questioni, qual è il senso della vita, la storia, dove va e cose del genere. Beh, la filosofia può essere molte cose. La filosofia di cui ci occupiamo, il collega Emiliano ed io, e tanti altri, è una filosofia detta analitica. A noi non interessano le grandi costruzioni del mondo, i destini, dove va la storia, che ne sarà dell'umanità. Ci interessa capire il mondo. La nostra è una filosofia di qualcosa. Noi siamo filosofi della scienza, quindi c'è chi di noi si occupa di filosofia della fisica, cioè cerca di capire quali sono gli strumenti concettuali della fisica. C'è chi fa una filosofia della biologia, cerca di capire teorie come quelle dell'evoluzionismo, che tipo di base logica hanno, che tipo di prove portano, e c'è anche una filosofia dell'economia, che tra l'altro in questi ultimi 30 anni si è sicuramente espansa molto. La finanza è un sottoinsieme, la filosofia della finanza è un sottoinsieme della filosofia dell'economia, ma poi se uno guarda il libro, al di là dell'analisi di quello che succede a Wall Street, me li lascio perdere in questo momento, ma up and down, si vedrà che ci si pone molto la domanda della natura dell'economia, anche questioni di tipo etico, ad esempio, non sono solo questioni di tipo epistemologico. Il libro è soprattutto un libro epistemologico, cioè riguarda gli strumenti concettuali e la natura conoscitiva di alcune delle teorie della finanza, perché poi questo è un libro molto più sulle teorie della finanza
che non sulla finanza, anche perché se Emiliano fosse stato in grado di fare un libro sulla finanza, starebbe a Wall Street a fare soldi e non starebbe qui. Quindi è molto sulla finanza, ma non è solo sulla finanza. L'economia è una scienza sociale. Come tutte le scienze sociali, c'è da dubitare innanzitutto che sia una scienza. Che scienza significa avere una capacità di conoscenza e di previsione del mondo. Ora, vi ricordo quando successe la tragedia del 2008, la 2009, la regina Elisabetta a un certo punto, 10-11, un paio d'anni dopo, va a inaugurare un nuovo edificio alla London School of Economics, che è uno dei templi dell'economia. A un certo punto si indirizzò al direttore, lì hanno un direttore, e gli disse: ma perché nessuno di voi ha previsto niente di tutto questo? Si rivolgeva come dei giardinieri, che lei si ritrova tutti gli alberi distrutti da un parassita e si arrabbia, come dire, li guarda come dei cretini. E nessuno seppe spiegargli perché. È chiaro che noi nel concetto di scienza ci mettiamo il concetto di prevedibilità e di capacità di previsione. L'economia ce l'ha poca, ce n'ha più oggi di ieri o no? Ma Milton Friedman, che è stato uno dei grandi economisti del Novecento, disse del National Bureau of Economic Research, principale istituto di ricerca economica americano di cui lui aveva fatto parte, tra l'altro, e disse: è un istituto meraviglioso, ha previsto 8 delle scorse 3 recessioni. Quindi voi potete prevedere, poi non arriva. E quando ci acchiappate, dice: ma io ci ho acchiappato, ho capito, ma non vai a vedere quello lì. Una volta negli Stati Uniti c'era la battuta che diceva che il mestiere dell'economista è stato inventato per non far fare una figuraccia solo ai meteorologi, che si sbagliano tutti i giorni. Oggi i meteorologi ci acchiappano un po' di più, cioè hanno più capacità di calcolo con i supercomputer e sicuramente oggi le previsioni del tempo sono molto più affidabili di quelle di 20 anni fa. Domanda: le previsioni che si possono fare sui mercati, andamento dei mercati finanziari, sull'andamento del PIL, scegliete voi qualsiasi dinamica, teniamoci sull'andamento dei mercati finanziari, visto il titolo del libro, oggi sono più affidabili di quelle di 20 anni fa o no? Che non significa che noi devono essere perfettamente affidabili le previsioni. È come dire, tu vai da un medico, dici: ma oggi si muore come 100 anni fa? Sì, però un po' più tardi, quindi non puoi dire che il medico alla fine non mi guarisce perché muoio. C'è una durata della vita di 20 anni di più, quindi la capacità della medicina di prevedere l'andamento di come ti va, avendo tu certi tipi di segnali dal tuo sangue, è molto migliorata rispetto al passato. Domanda: oggi è meglio di 20 anni fa o è peggio di 20 anni fa o è uguale? Cioè c'è un progresso nella capacità delle scienze economiche, in particolare della finanza, di prevedere gli andamenti. Da filosofo della scienza, ma non è un tema per questo libro, mi ha affascinato la parte su Morgenstern. C'è a un certo punto una parte che dedica Emiliano a Oscar von Morgenstern, 1902-1977, noto soprattutto come uno dei due inventori della teoria dei giochi. Morgenstern viene dalla scuola austriaca, veniva da von Mises e venne assunto da Hayek, che era del 99, come lavorante nell'Istituto per lo studio della congiuntura, che era stato stabilito da Mises presso la Camera di Commercio di Vienna. Se voi andate a Vienna, ancora davanti al celebre edificio delle poste, a sinistra c'è la Camera di Commercio e dentro c'è l'Istituto per lo studio della congiuntura che dirigeva Mises, e Morgenstern era il giovane di bottega che faceva i calcoli. È meraviglioso. Una delle cose da vedere a Vienna, bisogna prenotarsi, insomma, ci si va. Sono tutti libri dell'epoca, eccezionale. E Morgenstern viene da scuola non positivistica, ma viene dal marginalismo austriaco, che sostanzialmente aveva una derivazione di Max Weber. Morgenstern credeva seriamente che i sistemi sociali non sono prevedibili come quelli fisici, perché sono sistemi interattivi. Se io domattina prevedo che la FCA sale del 30%, è ovvio che la previsione o si autodistrugge o si autorealizza. Io una volta mi trovai, devo dire, una gaffe notevole a
a un incontro in Umbria con un noto banchiere del nord, che poi diventò noto per un certo tipo di fallimento della sua banca, e stavo con lui chiacchierando davanti a dei giovani, dissi che c'è l'effetto, quello che si chiama la predizione che si autorealizza, l'effetto di Edipo, perché ha fatto il liceo classico una volta. Ad esempio, se io dico che la banca popolare del mio amico Fio qualcosa va male, tutti vanno lì, ritirano tutti i depositi e a quel punto la banca fallisce. Lui dice, no, mica è vero. Dico, no, scusa, non sapevo che esattamente quello che stava succedendo, però quello fu un caso di previsione, come dire, inconscia. Quindi ci sono sicuramente questo tipo di effetti nelle scienze sociali. C'è il problema dell'informazione, cioè è chiaro che se l'informazione è resa nota la usano tutti e o sia la previsione, anche se corretta, o si autodistrugge o si autorealizza. Però ci sono asimmetrie informative, questo è uno dei temi veri, cioè c'è qualcuno che ha informazioni sull'economia, sulla finanza, che sono tali da poter fare previsioni perché se le tiene per sé e gli altri non ce l'hanno. È tutta la questione dell'insider trading, poi alla fine, al di là della questione della giustizia dal punto di vista distributivo, dal punto di vista retributivo. Insider trading è un'espressione che venne inventata da Harry Money, che era un giurista, mio grande amico tra l'altro, uno dei quattro fondatori del Lloyd's Economics, con Calabresi e con Furbon. Però noi qui ragioniamo su due piani diversi. C'è un piano di tipo concettuale, se un sistema sociale è come un sistema meteorologico, cioè è caotico allo stesso modo, ma quello meteorologico con i supercomputer mano a mano riduco la complessità, mentre in quell'altro pure, cioè è un problema di calcolo, di complessità, o se c'è un problema di principio. E questa è la quarta epistemologica. Risolta la questione, e io sono piuttosto determinista, devo dire, io penso che i sistemi sociali sono piuttosto, come dire, non hanno una questione diversa. Questo sono diverso da Hayek o da Popper come posizione. Però una volta risolta quella, io posso anche dire che i sistemi sono prevedibili in principio, ma di fatto sono prevedibili. Cioè, si pone una questione evidentemente di tipo fattuale. Sono quelle che in logica chiamiamo in matematica le questioni al contorno, si tratta di capire le boundary conditions o le condizioni iniziali. Beh, sono questioni molto complicate, però la cosa importante sono questioni della nostra vita. Allora io invito tutti a leggere il libro di Emiliano, non solo i filosofi della scienza, gli economisti che vogliono vedere un punto di vista di un logico rispetto a dei temi che normalmente sono trattati in microeconomia o macroeconomia a seconda. Invito anche chiunque interessato a questo mondo, il mondo della finanza, dell'economia, perché ci si impara molto. Non so se da quello si riesce poi anche ad avere un mutuo a un tasso di interesse inferiore, e questo poi non lo so, seconda parte del volume, comunque gran bel volume. Grazie. Grazie professor Petroni. Sono tante le questioni di senso che sono state poste, soprattutto quelle sulla predittività. Proprio all'inizio del volume l'autore si sofferma su controllo predittività, mi avvicino al professor Pammolli chiaramente. Viene definita la finanza come la scienza del futuro e poi viene chiarita la definizione in termini operativi, cioè sul futuro e sui rischi che comporta. Poi, facendo un balzo in avanti, diventa tenue il confine, proprio a livello epistemologico, tra ciò che potremmo definire predittività e ciò che invece potremmo definire performatività. E su questo l'autore si sofferma molto ed è una parte interessante su cui potremmo volgerci, una di nuovo di quelle parti che chiama in ballo la complessità. Professor Fabio Pammolli, Politecnico di Torino, domando scusa io prima per il lapsus perché ho detto Bocconi e quindi chiaramente mi assumo le responsabilità dell'errore. Recentemente è stata aggiornata la Laudato Si, l'enciclica del Papa, uno degli atti più significativi di questo Papa fin dall'inizio del suo vescovato. E la finanza
ricopre un intero capitolo, il capitolo 8, e ruota, oltre che attorno alle indicazioni di alcune buone prassi, al concetto di valore di profitto. L'autore del libro, Emiliano Ippoliti, definisce la finanza, la finanziarizzazione dell'economia prima e della società dopo, su questo mi piacerebbe tornare anche al professor Petroni, laddove individua a livello ontologico un primato della cosiddetta privatizzazione, del profitto privato. Conosciamo, avendo letto il libro del professor Ippoliti e vedendo non tanto la tendenza, ma provando a rispondere a qualche visione alternativa del mercato, del mondo, delle cose, di tutto quanto, un valore che sia, non dico alternativo a quello del profitto privato, ma che sia additivo, aggiuntivo, professor Pammolli? Innanzitutto purtroppo sono al Politecnico di Milano, non purtroppo per il Politecnico di Milano, o non lo so, questo lo lasceremo giudicare al Politecnico. No, la considerazione, innanzitutto volevo riprendere alcune considerazioni sulla struttura del volume che ho trovato di particolare interesse e sul fatto che la lettura del volume mi induce a dire che è molto importante che un filosofo della scienza e un logico matematico come Ippoliti abbia deciso di dedicarsi a questa intrapresa per una serie di ragioni. Poi arrivo alla sua domanda. La prima ragione è che il viaggio che Ippoliti ci propone è un viaggio che parte da una riflessione, da un'analisi molto attenta su alcuni aspetti fondativi che riguardano la razionalità degli agenti, che riguardano la presa delle decisioni da parte degli agenti economici, ma che riguardano anche la microstruttura del funzionamento dei mercati, perché Ippoliti dimostra una, come dire, consapevolezza che non è facile trovare in alcuni degli autori che cita sull'ordito di struttura contrattuale e di microstruttura che riguarda il design dei mercati, che poi ha avuto effetti molto importanti. Non a caso tutte le prime pagine del volume descrivono in modo, a mio avviso, magistrale alcuni degli effetti controintuitivi derivanti dal modo con il quale i prodotti finanziari sono stati disegnati e da come questo disegno di coperture assicurative, di elementi di stratificazione del rischio, di elementi che erano nati per ridurre l'incertezza, in realtà si sono dimostrati dei meccanismi di amplificazione esponenziale dell'incertezza che volevano contenere. Quindi questa è una prima considerazione, e questo taglio, diciamo, che parte dalla struttura microscopica e dal processo decisionale, dalla caratterizzazione di diverse ipotesi sulla razionalità degli agenti, che poi sono ipotesi che hanno influenzato le diverse teorie economiche che richiama Ippoliti nel suo testo, sono, credo, un valore aggiunto importante non solo per gli studenti, ma sono un elemento che aiuta la riflessione anche per coloro che si occupano come studiosi di questo settore. Quindi vedo, nonostante il libro abbia un taglio e una leggibilità che lo rende accessibile a un pubblico non tecnico, la struttura del volume in realtà è una struttura profonda che è rilevante anche perché per coloro che si occupano professionalmente di questi temi. Alcune considerazioni. Attenzione per la razionalità degli agenti, che accompagna poi anche una rivisitazione critica delle diverse teorie sulla finanza, sul funzionamento dei mercati finanziari, sull'instabilità, sui processi, sulla presentazione delle crisi, sul perché abbiamo dei casi di unknown, cioè di
situazioni in cui agenti che abbiano modelli di apprendimento bayesiano in realtà non sono idonei per come dire, ridurre l'incertezza all'interno dei mercati finanziari, ci porta poi anche a una riflessione sul tipo di dinamica che stiamo osservando. E questo è un altro aspetto importante, cioè il testo di Ippoliti stabilisce un collegamento molto importante tra il comportamento del singolo agente o di collazioni di agenti o di interazioni tra gli agenti e le dinamiche che osserviamo sui mercati. L'esempio di Morgenstern e di Sherlock Holmes e Moriarty alla stazione di Londra e il fatto che nell'ultimo episodio della saga del rapporto tra Sherlock Holmes e Moriarty si crei un regresso possibile all'infinito, perché Ippoliti lo ricostruisce in modo molto brillante. Il problema di Sherlock Holmes è sapere se Moriarty lo aspetterà alla stazione di Brighton e allora decide di scendere a una stazione intermedia sapendo che Moriarty probabilmente avrebbe preso un treno più veloce che lo avrebbe portato a Brighton prima di lui per poi ucciderlo. In realtà si pone un problema che Morgenstern qualifica e che è il problema di fatto cosa sarebbe accaduto se Moriarty fosse stato così intelligente da anticipare questa seconda questa decisione di e questa valutazione di Sherlock Holmes e quindi avesse anche lui optato per questa soluzione. E qui facilmente si caratterizza un problema di interazione che in assenza di punti fissi porta appunto a un regresso all'infinito e a failure di coordinamento o invece a difficoltà di altra natura. Questo perché lo sottolineo? Perché poi la lettura che viene data di aspetti estremamente rilevanti dal punto di vista teorico nella dinamica dei sistemi è una lettura molto fine. Vado a concludere questo primo intervento per non occupare troppo tempo, però i punti sono importanti. In particolare evidenzio questo: che tipo di operatori differenziali siano essi sistemi di equazioni differenziali, sistemi, si va dal dorico al rococò in tutte le varianti, sono in grado, diciamo, di dare una rappresentazione a questo stato di incertezza? E probabilmente la risposta è che da soli sistemi basati su operatori differenziali, quindi diciamo sistemi dinamici di vario ordine e grado, non sono idonei per rappresentare lo stato di incertezza che si trova sui mercati finanziari, anche a fronte della riflessività degli agenti, anche a fronte della natura della razionalità degli agenti stessi. E qui Ippoliti pone un tema che è, come dire, quello della complementarità tra modellazioni quantitative e analisi qualitative, da un lato andando sulla microstruttura a cui facevo riferimento prima. Qui però ci sono alcune osservazioni. La prima osservazione è quella di un approccio da bricoleur dal punto di vista dell'uso degli strumenti quantitativi. La seconda considerazione è quella di cosa possiamo aspettarci dall'uso degli strumenti quantitativi. La parte del bricoleur è che accanto a operatori differenziali sta nascendo un approccio che è di uso di metodi topologici che fanno esplorazioni globali sulle interazioni tra gli agenti, non per fare predizioni, ma per fare discovery di relazioni e di discontinuità nelle leggi dinamiche che guidano l'evoluzione di un sistema, ad esempio in una fase di stabilità versus fasi di instabilità. E questo è un tema importante che sta determinando una contaminazione tra pezzi diversi dell'analisi, e che richiama anche alcune delle assunzioni sulla razionalità degli agenti che sono incorporate implicitamente o esplicitamente nei diversi strumenti
che vengono richiamati. Cioè stiamo facendo riferimento ad agenti che risolvono problemi di ottimizzazione dinamica complessi risolvendo equazioni di Bellman più o meno complicate, o siamo riferimento a agenti che cercano a loro volta di interpretare le discontinuità nelle leggi che guidano la dinamica di un sistema? Possiamo ipotizzare che coloro che operano sui mercati e coloro che analizzano i mercati sono a conoscenza della legge dinamica ex ante, o in realtà la devono scoprire con appunto accorgimenti quali quelli che ad esempio richiamavo? Ecco, questo è un punto molto importante del testo di Politi. La seconda considerazione, venga al suo punto, io non credo che ci sia su questo piano una contrapposizione tra profitto e diciamo un modello diverso. Perché se noi oggi guardiamo la dimensione della componente finanziaria, anche non allontanandoci dai confini dell'Europa, anzi proprio rimanendo all'interno dell'Europa, vediamo che quella finanziarizzazione che viene descritta nelle sue fondamenta microscopiche da Ippoliti, in realtà sta caratterizzando il comportamento degli stati, il disegno delle politiche monetarie, il rapporto tra politica monetaria e politica fiscale, e lo sta facendo su una scala e su una magnitudo che non avevamo mai visto prima, introducendo nuove distorsioni e ad esempio allentando in modo preoccupante il confine tra politiche monetarie e politiche fiscali, quindi dando alle autorità monetarie una discrezionalità nell'asset allocation che avrebbe dovuto essere lontana dall'algida neutralità che noi vogliamo ascrivere alle banche centrali. Quindi non ho una risposta su modelli alternativi, ho invece una considerazione. Il lavoro di Ippoliti è uno di quei contributi che ci aiuta a dare una rappresentazione dell'ambiente all'interno del quale la finanza espleta le proprie funzioni e pone una serie di problemi al regolatore che il regolatore è utile che tenga in conto. Mi fermerei qui per non occupare troppo spazio in questo primo giro. La ringrazio, professore. Devo dire che errare è umano, perseverare è diabolico. Se fossimo in confidenza direi che ho giocato. Invece veramente Torino, intendevo Milano, Politecnico di Milano. Torniamo dall'autore. Lei ha aggiunto come elementi quello della dinamicità. L'autore, nel descrivere il cosiddetto momento Minsky, si sofferma sulla stabilità e instabilità dei mercati e sulla origine, sulla causa di questa instabilità, laddove veniva sempre ritenuta, o comunque viene ancora in parte ritenuta come etero diretta, come etero proveniente, cioè dal di fuori, c'è una possibilità che venga dal di dentro, e questo perché risponde a una dinamica che è circolare, che chiaramente vede alternarsi crisi e momento di benessere, di maggiore prosperità, e di conseguenza vede alternarsi comportamenti che poi diventano circolari. Dall'altra parte, sempre per stare al suo intervento, professore, c'è l'elemento del modello teorico, di quanto e come il modello teorico non solo aderisca alla realtà ma alla causi. Rispetto a questo rinvio poi al professor Petroni la domanda sul casante e causato, cioè su quanto performatività, realtà siano vicendevolmente causa ed effetto in modo reciproco. Per tornare invece all'autore, al professor Ippoliti, le farei una domanda quasi da principio, visto che Aristotele torna spesso all'interno del suo volume, volendo estrarre il concetto di forma aristotelica. Quale diremmo che oggi è la forma della finanza e del fenomeno della finanziarizzazione? Ok, grazie. Sì, Aristotele si occupa di finanza, poi la condanna, come insomma cerco di mostrare nel testo, cioè sostiene che far ricavare denaro dal denaro è un processo che non solo non garantisce, ma è contro la realizzazione piena della società.
e dei suoi fini più alti. E quindi, secondo Aristotele, andrebbe abolita. Poi, ovviamente, questa posizione è stata fatta proprio anche da altre tradizioni, in particolare religiose, però poi dopo è stata ovviamente diluita e oggi la finanza è eticamente accettata. Qual è la forma che ha oggi la finanza? Beh, nel mio libro cerco di mettere in evidenza che ci sono alcune distorsioni che la finanza può produrre e che in alcuni casi ha prodotto e che in alcuni casi sta producendo, che vanno monitorate e regolate laddove è possibile. Ovviamente non basta la regolamentazione, come sappiamo. Cioè, il tema di come guidare la finanza è un tema complesso, così quanto come quello, se non più di quello, della previsione a cui accennava, di cui appunto parlava il professor Petroni, perché laddove introduciamo regolamentazione c'è sempre la possibilità che questa generi non benefici ma danni. Il danno principale è la fuga dei capitali o il cosiddetto sovro dei capitali. Cioè, una regolamentazione locale può avere come effetto semplicemente il fatto che una parte importante della finanza potrebbe non operare in quella dimensione locale e investirebbe altrove, con danno della realtà locale che ha introdotto queste regole per cercare di contenere la finanza. E quindi purtroppo la via è una concertazione quanto più ampia possibile, quindi se non altro per magozone, non so, l'Europa, ma anche questo non si garantisce, insomma, un controllo di questi effetti distorsivi. E quindi la soluzione è complessa, ovviamente, perché è un fenomeno sociale. E quindi non c'è una legge che ci permette di risolvere il problema, una legge fisica, no? non è un sistema in questo senso strettamente termodinamico. Sono regole fatte dagli uomini, che possono essere cambiate dagli uomini, possono essere aggirate dagli esseri umani, e quindi è una forma mutevole, liquida. Quindi è difficile, insomma, dire qual è la forma attuale della finanza, perché ha tante forme, ha tante dimensioni, per usare un termine filosofico, insomma, ha un'ontologia che cerco, insomma, di mostrare nel testo, molto liquida, soprattutto in cui i confini sono porosi, in alcuni casi tendono a collassare, e questo rende difficile fare certe analisi, cercare i punti di equilibrio. L'esempio più comune, no, è il ruolo di una banca centrale. Ovviamente una banca centrale è un arbitro, quindi se prendiamo, no, questo elemento, la banca centrale, lo caratterizziamo filosoficamente come un'entità finanziaria, quindi è parte di un'ontologia finanziaria. Per poterlo analizzare in senso proprio, dovrebbe mantenere dei contorni piuttosto fissi, perché se vogliamo appunto analizzare la finanza e l'economia in termini di equilibrio, così come fa la fisica, dovremmo cercare di avere oggetti piuttosto stabili. Quello che intendo dire, no, un pianeta è un oggetto stabile, ha dei confini piuttosto delimitati. Invece un oggetto finanziario è molto più instabile, è molto più liquido, e quando appunto inizia a operare in modi che lo assimilano ad altre entità, per esempio una banca commerciale, l'esempio, insomma, che faccio nel testo, ma sono ovviamente esempi non miei, no, tratti dalla letteratura, le banche centrali come quella del Giappone o quella svizzera, nel momento in cui iniziano a investire, cioè comprano titoli come quelli di Apple, come quelli di Google, e non soltanto oro, no, come ci si aspetterebbe in alcuni casi, ovviamente iniziano a comportarsi come una banca di investimento, come una banca commerciale. E quindi questo rende più difficile per loro svolgere il presunto ruolo di arbitro, soprattutto in alcuni momenti, o in momenti di crisi. Quindi questa breve digressione per cercare di mostrare appunto che la forma della finanza è una forma piuttosto difficile da fissare, è una forma liquida perché cambiano continuamente le regole, cambiano continuamente i modi in cui il denaro viene... le transazioni avvengono fondamentalmente, no? Per cui ci sono mercati che sono
più trasparenti, ma ci sono mercati che sono molto meno trasparenti, come le dark pools, oppure ci sono contrattazioni cosiddette over the counter, in cui tutta una serie di informazioni non sono pubbliche, sono private, e che però influiscono sulle dinamiche dei mercati, perché investono e disinvestono, creano valore, tolgono valore, e quindi questo fa sì appunto che la forma della finanza attuale può essere caratterizzata come una mancanza di forma, cioè è aspaziale in molti casi, no? Ed è in alcuni casi anche atemporale, perché riesce anche in alcuni casi a manipolare il tempo, e attraverso la manipolazione del tempo generare profitti in alcuni casi anche in modo piuttosto facile e quasi senza rischio, se dotato delle opportune tecnologie. Spero che questo risponda alla domanda. Certamente, intanto dico per tutti coloro che ci stanno seguendo che è possibile porre delle domande alle quali cercheremo di rispondere. Ce n'è una che è stata posta nel frattempo ed è l'etica, cioè a dire parlate di finanza e ne parlate in termini relazionali con l'etica. Allora questo mi porta a traslare la domanda che avevo in mente per il professor Petroni a lei, e quindi ci torniamo successivamente, e a porre la questione al professor Petroni chiedendo tutti di fare un passo indietro. In che termini si può parlare di finanza etica, dal momento che, se prendo uno dei più grandi pensatori del Novecento fino ai giorni nostri, chiaramente si può amarlo e si può avere un atteggiamento diverso, Emanuele Severino, vedo come un rapporto tra, per esempio, tecnica e capitalismo, e la tecnica gioca una parte importante all'interno del volume di Ippoliti, sia un rapporto che nel tempo diventa malato, dove o il capitalismo diventa una foglia secca o la tecnica non riesce a raggiungere pienamente i suoi scopi e li moltiplica piuttosto, laddove continua a mettere i popoli gli uni contro gli altri. Allora, se dovessimo dare una definizione di etica, chiarendola in termini operativi in rapporto alla finanza, professor Petroni, come risponderemo all'amico che ha posto la domanda, chiaramente in termini polemici, ma ci dà l'occasione di argomentare quale possa essere la correlazione, quantomeno, o l'atteggiamento etico della finanza? Grazie. Severino è stato un grande filosofo, di quel tipo di filosofi con cui ho in comune l'alfabeto, nel senso che il significato delle parole con Severino non avevamo la stessa cosa, quindi tecnica, roba, quindi sono incapace di dare una prospettiva severiniana rispetto a questo. Tanto tutto finiva con la morte per lui, la morte, e finiva con la morte, cioè questo lo sappiamo evidentemente, un vecchio laico di derivazione cattolica. Permettimi di non prendere una prospettiva, come dire, etica dal lato di Severino, che è assolutamente degna, ma proprio non... è come con Cacciari, cioè ho in comune l'alfabeto e i fonemi, ma per il resto, crisi su altro, non capisco cosa dicono. Questo è loro... Ovviamente non capisco quello che dico io, loro hanno molto più successo di me, quindi noi siamo poveri filosofi analitici. Quindi mi permetto di usare etica in un senso, diciamo, un po' più empiristico, se volete. Etica ovviamente ha due radici fondamentali. Una è una descrizione del comportamento umano, ethos, infatti c'è anche l'etologia delle oche. Conrad Lorenz vinse il premio Nobel per la medicina, si occupa di come le oche si comportano. E il senso morale da questo punto di vista dell'ethos sono semplicemente le regole di comportamento degli individui dentro una certa comunità biologica, che se non le rispetti la comunità ti fa fuori, quindi è un senso descrittivo. Poi c'è etica in un senso che è simile al senso di morale, se volete, cioè quello, il dover essere, quello che si deve fare. Ecco, applicare il concetto di dover essere alla finanza mi fa leggermente ridere, nel senso che è come applicare l'etica della guerra. L'etica della guerra, il dover essere della guerra. No, c'è anche un'etica della guerra, nel senso le convenzioni di Ginevra, cioè dei limiti per cui, siccome siamo la stessa comunità umana, siccome una volta vinci tu, una volta vinco io, evitiamo di ammazzarci tutti ogni volta nei campi di concentramento, di fucilare i prigionieri di guerra. Ricordatevi che la Convenzione di Ginevra proibì l'uso dei gas dopo la Prima Guerra Mondiale. Incredibilmente i gas non sono stati usati nella Seconda Guerra Mondiale. È uno dei grandi
misteri. Perché? Perché Hitler e gli altri avevano interiorizzato le regole etiche? No, perché avevano paura che l'altro li tirasse pure. Quindi incredibilmente Hitler muore e non tira un solo gas sulle armate russe che invadono la Germania. È forse da... Quindi elimino il mondo del dover essere, il mondo della finalità severiniana. Tanto tutto è destino, tutto è tecnica. Se Severino fosse vissuto nel 200 sarebbe stato contrario alla ruota, perché evidentemente era il destino della tecnica dell'uomo simile. Quindi elimino questi discorsi finalistici, sono interessanti. Riguarda il fatto di quali sono i vincoli ai comportamenti delle persone. Ci sono vincoli esterni e vincoli interni. Il vincolo esterno è che la Fed, la SEC ti manda in galera, come è successo a Madoff. Madoff ha violato regole giuridiche, dopodiché ha fregato anche il figlio. Nel fregare il figlio, domanda, la domanda da tragedia greca, ha violato solo le regole della SEC o una legge fondamentale di Antigone, scegliete voi, per fesseria, cioè, faccio idea, più profonda, perché tu freghi l'ingegner De Benedetti, che gli aveva dato 500 milioni di euro da investire, e l'ha fregato, credo sia il solo che abbia fregato De Benedetti in Italia. Quella è una questione di tipo giuridico, che poi Madoff alle strette ha fregato fuori i soldi al figlio, quella che si è suicidato, ricordate, invece c'è una tragedia dentro la finanza, tutte le cose, quello è, ti pone la domanda del difficile capire quali sono i confini tra etica e diritto, lo è dappertutto. Nella finanza i confini sono ancora più complessi. Si diceva che il vecchio mondo della finanza non aveva bisogno di regole giuridiche, bastavano quelle etiche. Perché? Perché era la sanzione della comunità. Non c'era la SEC, non c'erano le autorità di regolazione, ma se tu facevi una porcheria a un tuo pari trader, tu eri morto. Venivi escluso dalla comunità. La stessa cosa che si dice di Diamante è, no? La comunità dei commercianti di diamanti è una comunità molto piccola, stanno soprattutto ad Anversa, ma non solo, e si scambiano diamanti sulla fiducia. Tu dici, senza contratti, milioni di dollari, partite vengono, partite vanno, si comprano. Perché non vengono fregati? Non vengono fregati perché se ci provi la prima volta sei escluso dal business e quindi non ti conviene. Allora, io non credo, non si può chiedere ai finanzieri di avere regole morali superiori a quelle del cittadino comune, che se può non paga le tasse e se può non paga manco le tasse sulla spazzatura. Non scherziamo. Quello che si può chiedere sono tipi di controlli che fanno sì che si renda conveniente essere onesti piuttosto che essere disonesti. Io ho una mentalità un po' diversa da quella del dottor Davigo, con cui pure ho fatto alcuni dibattiti, perché capita in Italia essendo vecchio. Quello di Davigo diceva, non si capisce perché viviamo in un sistema dove è più conveniente e facile fare il disonesto che fare l'onesto. La difficoltà dovrebbe essere per i disonesti, non per gli onesti. Quindi sostanzialmente dovresti avere un tipo di regole e di incentivi che rendono essere disonesto molto più difficile e faticoso che essere onesto. L'etica è un vincolo interno, ma anche un'etica, c'è anche un'etica delle comunità, c'è anche un'etica, quello dei diamantair è un esempio. Ci sono anche vincoli esterni. James Buchanan, che è stato un grande economista, premio Nobel per l'economia nell'86, una volta scrisse tre articoli meravigliosi su etica e economia che io pubblicai in italiano anche un po' prima che in inglese sulla rivista Biblioteca della Libertà, che è una vecchia rivista del Centro Einaudi di Torino, che ho diretto per 14 anni. E uno dei tre articoli, il titolo era «Perché dovremmo tutti pagare il predicatore?». Perché il predicatore che ti dice comportati bene è un bene pubblico. Quindi se si eleva il livello morale, si eleva il livello
è un bene pubblico e c'è anche maggiore efficienza economica. E cito ancora un detto francese che diceva «Un curé vaut 12 gendarmes», un prete vale 12 carabinieri, nel senso che un prete che insegna tutti i giorni «comportatevi bene» è l'equivalente della repressione che possono fare 12 carabinieri. Dopodiché, chi non lo sente, ci vogliono i carabinieri, evidentemente. Qui però, non voglio essere troppo lungo, abbiamo due aspetti diversi. Uno è la repressione dei crimini, cioè di inventazioni che non ci stanno. Discorso diverso. Secondariamente c'è l'aspetto della regolazione che pensa di evitare gli effetti negativi delle interazioni collettive. Ora, quando avete una crisi, tutti arrivano e vi dicono regolazione, basta, sta roba qui non la puoi più fare. Non si può più fare. Vendita allo scoperto dove ci sta, la commissione tra banche di investimenti e banche di risparmio. Tutto questo è molto giusto. Però se voi andate a 500 metri, neanche dal centro di studio americano, c'è la chiesa di San Luigi dei Francesi. Nella chiesa di San Luigi dei Francesi, poco prima di Caravaggio, dallo stesso lato, c'è la tomba di Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat era un economista, polemista, giornalista, deputato francese, molto cattolico. Venne a Roma nel 1850 per il giubileo non ci poteva essere perché c'era stato il 48-49 e morì a Roma e lo seppellirono lì. Bastiat non era un grande economista teorico, ma era molto stimato anche da Pareto, che lo stima molto, per le capacità retoriche di vendita. E uno dei suoi più grandi, era un liberista come diremmo noi, uno dei suoi più grandi articoli interessanti è «Se ciò che si vede è ciò che non si vede». Lo Stato tassa e prende 100.000 franchi dai cittadini e li mette in una nuova cosa. Quello che si vedono i cittadini è una nuova cosa e dicono quanto è bella la tassazione. Quello che non si vede è il fatto che tutti i signori che sono stati tassati avrebbero comprato chi una borsa, chi un paio di scarpe, chi una bottiglia di vino, e non la comprano perché non hanno i soldi, e il produttore di vino deve licenziare una persona o non l'assume perché ciò che si vede è ciò che non si vede. Noi della regolazione vediamo sempre gli effetti positivi, tendiamo a vedere, cioè adesso questo non si può fare più. Gli effetti negativi, cioè quello che non si può fare perché c'è stata una regolazione, non lo vediamo. Tutti pensano alla grande crisi della globalizzazione. I 3 miliardi di persone che sono usciti dalla crisi grazie alla la povertà grazie alla globalizzazione, non li vediamo. Quegli effetti non ce li ricordiamo più. Quindi, purtroppo, ricordiamoci che la tentazione di regolare fortemente i mercati, tema posto che il regolatore abbia una conoscenza sufficiente perché le cose vadano bene, ma questo è un problema diverso, certo che evita dei problemi. E allora dici regole giuridico-etiche strette, sono proliferati i codici etici, oggi anche i calzolai hanno un codice etico, cioè quando arriva il cliente gli devi dire guarda ti rifaccio la suola, però ti faccio presente che con appena 5 euro in più potresti comprarti un paio di scarpe nuove. I codici etici sono una roba meravigliosa, la business ethics è diventato un business a sua volta, cioè sta un po' dappertutto. Giusto, per carità, però noi tendiamo sempre a vedere i vantaggi di dire ah, con questo non si può più fare quello. Ho capito, però con quello non abbiamo tirato fuori 3 miliardi di persone dalla fame del mondo. Si può irrigidire il sistema in modo tale che i Madoff non ci stanno più o quasi. Lo si può irrigidire con la fucilazione dei Madoff. È molto semplice, se ti acchiappo di fucilo, quindi ci metti un po'. Secondariamente proibendo tutta una serie di strumenti finanziari. Noi basta proibire, scusate, sulle banche, eliminiamo la banca frazionaria. Cioè la banca può prestare solo quello che c'è in cassa. Vi assicuro non c'è più la banca che fallisce, stiamo a posto. Tu mi dimostri che c'è 100 in cassa e puoi prestare 100. Le riserve frazionarie vengono abolite, non avrete più una crisi bancaria. Detto questo, non avrete più una grande impresa, non avrete più una Apple, non ci avrete più niente. Allora, se vuoi guardiamo il benessere e il welfare sociale,
abolire le riserve frazionarie o il banking frazionario è una cosa eticamente corretta o no? Abbiamo visto una grandissima fesseria, evidentemente. Però certo che poi avete Lehman Brothers, che quando crollò venne fuori che per ogni euro, dollaro che aveva, ne aveva investiti 63. Se andate al casino è 1,36 sulla roulette, anzi 1,37. Quindi diciamo che la finanza non era il grande casino, era peggio, cioè Lehman Brothers. Allora, voi eliminate quel tipo di roba, eliminate Lehman Brothers, ma eliminate il mondo moderno. Siccome a eliminare il mondo moderno non lo vorrebbe nessuno in realtà, attenzione a tutti gli appelli a un'iperregolamentazione, a una fucilazione, una sanzione per ogni tipo di roba, perché poi il mondo vive di anticipazioni, vive di scommesse sul futuro. Voi più regolamentate la finanza, più bloccate le anticipazioni sul futuro. E quindi avete un mondo che tornate all'economia agricola. Tornate a San Tommaso, che poi non era così male. San Tommaso accettava il tasso di interesse. Non come, attenzione, tasso di interesse, no, perché era vendere il tempo, che significa addio. Ma se io ti presto dei soldi, rinuncio all'uso dei soldi. Ti presto dei soldi, ho rischio perché non me li ridai, quindi ho diritto a un tasso di interesse. Lui chiamava diversamente, ma sempre quello era. È come la finanza islamica. La finanza islamica, se pensate che sia diversa, la gran parte dei capitali islamici sono investiti a New York, quindi di che cosa parliamo? Finanza islamica non accetta il tasso di interesse dal punto di vista morale. È tomista, semplicemente simile. Però ti dice che devi avere una partecipazione agli utili della banca a cui dai i soldi. Che differenza c'è? Mica tanta, effettivamente è simile. Quindi il mondo vive di anticipazioni del futuro. Se noi le blocchiamo per evitare le crisi, noi blocchiamo anche il futuro. Questo è il punto fondamentale. Grazie. Professor Petroni, grazie per aver portato a fondo, insomma, alcune questioni che hanno da una parte risposto alla domanda che una delle persone che sta seguendo la diretta aveva formulato, cioè se si potevano immaginare delle regole etiche, sia pure nella impossibilità di ricondurre questo a una moralizzazione, ma delle regole etico-pratiche per evitare speculazioni. Mi pare che la risposta sia stata più che soddisfacente, chiaramente una risposta breve ad un tema ben più ampio. Dall'altra parte il professor Pamolli voleva ritornare sul punto, a questo punto, Petroni, Politi versus Severino, e ritornare sul punto dei comportamenti e della dinamica. Aggiungo io che laddove abbiamo definito delle leggi positive, ponendole come estensione di quelle naturali, aggiungo io, professor Pannolli, se nel suo intervento può anche provare a descrivere una eventuale legge naturale di mercato, laddove due le individua già il professor Ippoliti, ed una era proprio quella che si ascrive a un suo stesso intervento, cioè del rapporto mezzo fine di questa razionalizzazione, con in più la percezione di una scarsità di risorse tale che ti getta in una condizione di sopravvivenza dove una delle ragioni fondanti il tuo comportamento può essere solo l'utile, e questo ripone di nuovo una questione, se non in termini morali, moralistici, sicuramente etici, e dall'altra le leggi di economia. Tra i meriti del libro di Ippoliti e della discussione che stiamo avendo c'è stato anche quello, non so se sia un merito, per me lo è da un punto di vista strettamente personale, di avermi riportato col pensiero molti anni indietro, perché nel primo anno da studente di economia a Pisa mi ero trovato poco prima di iscrivermi il vecchio libro di logica modale di Hughes e Creswell, e poi mi infilai, mentre seguivo le lezioni di economia, nella classe di Francesco Barone all'Università di Pisa, e poi evidentemente non ho imparato abbastanza. Però, diciamo, tornando a Severino, meno male che in Italia abbiamo filosofi come Petroni e come Ippoliti
che hanno scelto una linea diversa, perché diciamo ebbi un po', e qui devo dire, lo dico con grande cautela, perché di fronte ad Angelo Petrone su questo sto camminando sulle uova, però mi conforta sapere che lui non capisse cosa scrive e cosa scriveva, perché io ebbi la stessa sensazione e accantonai il libro di Severino che avevo all'epoca acquistato, mentre invece trovai molto interessanti le lezioni di Barone. E perché dico questo? Perché, diciamo, così come esiste un nominalismo dell'etica che poi si traduce nella proliferazione dei regolamenti e della volontà di stringere questa dimensione, in realtà noi il problema lo abbiamo e lo possiamo affrontare anche analizzando come dire, la razionalità degli agenti, e ci sono su tutto il filone di teoria della scelta razionale delle varianti rispetto all'assiomatizzazione offerta da von Neumann e Morgenstern, che introducono negli argomenti e delle funzioni di utilità degli agenti aspetti che possono essere legati all'etica, che sono legati a cosa le comunità trasmettono al singolo agente, o agli aspetti ordinamentali che richiamava prima Petroni. Il tema che Ippoliti invece tocca, e arrivo alla sua domanda sulle leggi di natura, è un tema di nuovo profondo che, come dire, ci riporta al Timeo di Platone da un certo punto di vista, cioè all'idea che è stata coltivata in fisica e in economia di avere un Dio che geometrizza creando il mondo secondo peso, numero e misura, se ricordo bene la citazione, ma diciamo, e che quindi consegna allo scienziato come dire, l'onere e anche la possibilità di andare a scoprire quelle strutture matematiche, quelle figure geometriche e quei segreti di funzionamento del sistema. Allora, rispetto a questo, io credo che le vicende storiche, pratiche che abbiamo vissuto e l'evoluzione della ricerca inducano un riposizionamento di alcune delle analisi che Ippoliti cita. Ho avuto la fortuna di lavorare con alcuni degli autori che Ippoliti cita nel suo volume, con alcuni ho interagito molto, con altri ho scritto delle cose, dei lavori, e in particolare Gene Stanley, che Ippoliti cita per un suo libro con Rosario Mantegna sull'econofisica. Ebbene, l'interazione con Gene Stanley ha avuto grossi scogli proprio anche nel rapporto. Abbiamo avuto 2 anni estremamente tosti nel rapporto, perché Stanley affrontava il tema dell'analisi dei mercati finanziari, dell'analisi dell'economia reale, dell'analisi dei processi che caratterizzano la dinamica economica a vari livelli di aggregazione, proprio nello spirito che viene richiamato da Ippoliti e che è quello che ho appena richiamato citando Platone, ma che è anche quello che viene richiamato nel testo citando un altro scienziato come Didier Sornet. Cioè a dire, quell'impostazione dell'econofisica è in fase in parte di riposizionamento. Cosa intendo dire? Che lo status e l'ambizione di quell'impianto teorico sta mutando. Non voglio dire anche per merito delle interazioni con i praticoni che si confrontano con le complessità delle dinamiche che vengono studiate, però diciamo, mentre prima c'è stata a lungo una fase estremamente ottimistica di ricerca di leggi di natura all'interno dei sistemi economico e finanziari, quindi la ricerca di esponenti universali, la ricerca di distribuzioni che hanno un certo di densità di probabilità, che hanno scale invariances, cioè che quindi riflettono, e qui un'altra citazione è a Mandelbrot, che tra l'altro ebbe delle litigate furiose e
immemorabili con Stanley, perché avevano diverse visioni su questi problemi, ma in realtà c'è un valore in quell'approccio. C'è un valore notevole in quell'approccio, perché quell'approccio, se usato con giudizio, ci aiuta a penetrare la struttura degli ambienti all'interno, la struttura stocastica degli ambienti all'interno dei quali gli agenti operano. Quindi ci aiuta a operare delle restrizioni sulle modalità di lavoro degli individui e soprattutto ci aiuta a posizionarli appunto in ambienti stocastici. E questo è un contributo, credo, molto importante, perché ci aiuta a fare non delle predizioni, ma a qualificare le nostre proposizioni sulla natura dell'incertezza, sulle distribuzioni di frequenza di eventi estremi, su cosa dobbiamo attenderci come benchmark in termini di inequality, ad esempio, uscendo da discussioni da bar che dicono che la disuguaglianza aumenta o si riduce senza considerare come possiamo condizionare sull'infinità di processi generatori sottostanti. Questo è un punto che Ippoliti richiama quasi en passant, dicendo è ben nota la sottodeterminazione delle equazioni. Cioè, quello è un punto fondamentale, perché noi abbiamo degli oggetti che sono degli unconditional object, quando li studiamo come modelli distributivi, sono generabili da un'ampia varietà di processi generatori. Però il sapere che un processo, che una densità di probabilità è fatta in un certo modo, non è una gaussiana, ad esempio, ma ha una distribuzione del rumore che è a code grasse, che quindi anche a livello microscopico riflette la presenza di eventi estremi, è un contributo molto importante per l'euristica di discovery e di apprendimento dello scienziato. Questo è un aspetto, non lo voglio formulare come critica a Emiliano Ippoliti, ma è una considerazione che ci induce a riposizionare lo status epistemologico di quell'impianto e a rivalutarne invece il potenziale euristico come uno degli strumenti che vanno ad alimentare la cassetta degli attrezzi di chi deve lavorare. Tra l'altro con conseguenze molto importanti anche per il posizionamento dei test statistici che vanno a cercare di sapere se una distribuzione è una log normale o una distribuzione power law. E qui Ippoliti richiama un tema affrontato estesamente da Herbert Simon, che liquidò il problema dicendo: vi state occupando di problemi che non solo non sono risolvibili dal punto di vista della potenza dei test statistici, ma sono anche del tutto triviali e irrilevanti dal punto di vista conoscitivo. Ecco, io credo che in realtà di leggi di natura ne conosciamo ben poche e che diciamo si passa dall'idea del timeo all'idea del novelliere o del giardiniere, che deve andare a costruire delle storie sapendo in che struttura quelle storie vengono generate. Quindi è un potere, diciamo, che va anche a circoscrivere molto l'ambizione teorica di quei filoni di letteratura. E qui si torna a un tema che poneva Angelo Petroni all'interrogativo sul fatto che l'economia sia una scienza oppure no. Se chiedete a me se ci sono leggi universali, vi rispondo: non credo, o almeno non a mia conoscenza. Sicuramente, ci sono aspetti che sono importanti, perché nel momento in cui si passa dallo studio di problemi puntuali o di assunzioni estremamente restrittive come quelle imbussolate in tutta una tradizione neoclassica che si applicò estesamente alla modellazione dei mercati finanziari, ha invece consapevolezza maggiore della natura dell'incertezza di questi sistemi, credo che sia un contributo importante che l'interazione tra economisti e fisici ha portato in questi ultimi anni. Scusa, mi fai fare un breve intervento su Pomolli? Certamente. Esistono leggi universali in economia? Allora, Fabio dice di no, forse ha ragione, però vi ricordo un celebre storia, è una storia vera. Vilfredo Pareto era
professore a Losanna. Era professore a Losanna perché in Italia nessuno l'aveva mai preso come professore. E invitò un giorno Schmoller, Gustav Schmoller, lo storicista tedesco. Schmoller è il prototipo dell'intellettuale tedesco storicista. Tutto dipende dal tempo e dallo spazio. Ciò che è vero oggi in Germania non era vero in Germania 50 anni fa, e viceversa. Ciò che è vero oggi in Germania non è vero oggi negli Stati Uniti. Quindi i costumi, la società sono fondamentali, non esistono leggi economiche. Lo invitò a fare un seminario in cui Schmoller espose questa tesi. Non poteva esistere l'economia politica o l'economia perché non ci sono leggi universali. Ebbero il seminario, la discussione e alla fine Pareto disse: il mio assistente adesso la riaccompagna in albergo e poi la viene a riprendere alle 7 perché ho organizzato una cena con lei al ristorante gratuito del quartiere. Che Schmoller disse: ho organizzato per lei una cena al ristorante gratuito del quartiere. E Schmoller disse: ma non esistono ristoranti gratuiti. Al che Pareto: allora lei crede a leggi universali, eh? Touché, touché. È un piccolo episodio famoso, sarà però un pasto gratis, anticipò la vecchia tesi. Assolutamente, assolutamente. Non c'è un pasto, forse alcune cose molto basic. Se stiamo a questo livello sono d'accordissimo. Però ovviamente ci possono stare dei pasti che ti fai pagare da qualcun altro e questo è quello che conta nella vita. Grazie. Grazie professor Petroni, grazie professor Pammolli anche per aver reso in termini plastici e tridimensionali aspetti e oggetti che alcune volte sfuggono alla comprensione dei più con questa restituzione di plasticità. Tornando al professor Ippoliti, Giusy Desio, se tu ne convieni, noi torniamo dal professor Ippoliti e poi andiamo a chiusura, così non andiamo troppo per le lunghe, anche perché se superiamo questo momento ho l'impressione che allarghiamo così tanto da una parte il campo delle cose di cui andiamo a parlare, dall'altra aumentiamo anche in profondità che non basterebbero più alcune ore. Quindi se tutti ne conveniamo procediamo in questo modo. Proprio quello che stava... Giusy? Sì, no, Michele, certo, assolutamente, anche se direi che saremmo qui ad ascoltare per ore i professori, perché veramente è un'illuminazione, però certo abbiamo i tempi e quindi insomma li dobbiamo rispettare. Grazie. Questo è un merito indubbio del professor Ippoliti. L'oggetto di quello che siamo andati ad approfondire divenisse così capibile. Al professor Ippoliti, la coda dell'intervento del professor Pammolli richiamava un pochino quelli che nel suo testo sono definiti atti illocutori o atti perlocutori, cioè se sono atti di natura convenzionale, costitutiva, relazionale o se sono piuttosto atti causali. E questo perché andando al di là di leggi di natura o leggi positive o addirittura leggi universali e superando anche problemi di definizione, se stiamo ragionando piuttosto in termini geometrici o matematici o addirittura fisici, c'è una bella risalita all'interno del suo volume dai quons alla copula gaussiana. Ma uno degli aspetti, torno ad insistere, più interessanti della storia che viene ripercorsa e che attraversa anche il fenomeno Bitcoin, dal momento che è un modello istituzionale che si rifà più alla società che a una di quelle autorità di cui si parlava precedentemente, chiaramente non abbiamo a questo punto il tempo di approfondire, torniamo sul rapporto causante-causato di teoria economica, modello economico e realtà, perché questo
Questo paradosso viene introdotto da lei con una citazione cinematografica, Matrix, dove Neo, di fronte all'oracolo, si pone la questione se colpirà il vaso o meno, che non sapeva ci fosse, ma dal momento che ci pensa lo colpisce e cade. E l'oracolo dice: non c'è problema, te l'avrei detto che sarebbe andata così. L'espressione linguistica in generale, ci sarebbe un grande filosofo, Ernst Cassirer, forse caro al professor Petroni, che la forma espressiva di per sé ha la capacità di influenzare il mondo verso la quale tende ad esprimersi, ma il richiamo della filosofia del linguaggio, in particolare in riferimento alla Agent Network Theory, per esempio, richiama un rapporto causante causato tra modello economico e realtà, laddove la predizione diventa profezia autoavverante o comunque influente. Questa dialettica, questa dinamica, poi capisco chiaramente che il professor Petroni, richiamando lo storicismo tedesco, richiama una certa inesorabilità della storia di stampo hegeliano, ma questo rapporto causante causato vede l'uomo, per usare un dizionario hegeliano, come un appendice, come un paragrafo della grande storia economica e della finanza, un correlato del mercato, un uomo funzionalizzato a uomo economico, o ancora l'uomo ha delle proprie proprietà che prescindono e vanno al di là di una funzionalizzazione di economia, di finanza, di finanzializzazione, e quindi che si continui a conoscere un'esistenza chiaramente a prescindere da diritti reciproci, obblighi, libertà che potremmo elevare a valore universale, almeno da questa parte di mondo. Esiste un modo per intendere ancora l'essere umano come qualcosa in più di un agente di mercato? Ok, sì, cerco di rispondere brevemente a almeno due questioni. No? La prima riguarda la nozione di performatività, a cui lei accennava, e quindi la capacità dei modelli teorici di plasmare il mercato, i mercati finanziari e azionari in particolare. Questo ovviamente è un tema filosofico, nasce nel libro, cerco di mostrare come questa idea nasca dalla filosofia del linguaggio, poi viene importata da autori che sia il professor Petroni che il professor Parmolli conoscono molto bene, in alcuni casi anche personalmente, come Michel Caillon, viene importata nella sociologia dell'economia. Questa mostrerebbe come le teorie che noi generiamo sui mercati finanziari sono in grado di modificare il mercato, come spesso allineandolo alle teorie stesse. E quindi i comportamenti dei mercati saranno quelli predetti dalle teorie. Ovviamente questa è un'affermazione molto forte, perché se fosse vera tout court significherebbe che un mercato è un oggetto interamente costruito. Quindi è una visione completamente costruttivista dei mercati finanziari. Non vi faccio ovviamente tutta la storia filosofica che nel libro è riassunta, però ovviamente la nozione di performatività è stata approfondita, e ovviamente per far sì che funzioni bisogna specificare tutta una serie di cosiddette condizioni di felicità affinché una cosa del genere avvenga. Quello che appunto che si cerca di dimostrare è che non è vero che qualsiasi teoria possa essere performativa, ma deve superare certi vincoli, certi limiti che dipendono dalla società, dalla cultura, qui rientra l'uomo, affinché quella teoria possa poi generare gli effetti predetti. Sul ruolo dell'uomo c'è in questo caso, no, una piccola divergenza, direi, tra due sostenitori molto influenti della teoria performatività. Da una parte abbiamo Michel Caillon, appunto la Hector Network Theory, a cui lei faceva riferimento, che di fatto sostiene che in realtà gli agenti finanziari sono sì esseri umani, ma di fatto assomigliano più dei calcolatori, nel senso che sono dotati di tutta una serie di strumenti, equazioni, software, tecniche, che mettono in atto nel momento in cui operano sui mercati, che fa sì che questi agenti assomigliano più, appunto, tra virgolette, a delle macchine piuttosto che a degli esseri umani. Ed è proprio attraverso questi dispositivi, tutte queste tecniche,
questi tools, no? Che poi la performatività ha luogo, proprio perché essendo dei meccanismi, delle equazioni, dei software, dei meccanismi attivano una serie di sequenze di azioni e reazioni che fa sì che l'evento predetto poi si verifichi. L'altro versante invece è Donald McKenzie, che sostiene invece che la rappresentazione di Michel Caillon è troppo tecnicista e che in realtà affinché un mercato possa essere performato, l'elemento umano è essenziale, nel senso che diventa possibile performare, quindi che la distinzione a cui faceva lei riferimento tra causante e causato sfumi o si inverta in alcuni casi, cioè parto dal causato per arrivare al causante, affinché si verifichi è necessario che gli esseri umani adottino tutti o la maggior parte di essi, soprattutto i professionisti, una certa rappresentazione dei mercati, quindi una certa visione dei mercati, che significa anche una certa teoria. E quindi in questo caso non è così centrale l'elemento tecnico. Quello che posso dire in chiusura su questo tema, sul ruolo dell'essere umano, è che l'uomo ovviamente è colui che costruisce tutta una serie di vincoli, dispositivi, regole, modalità di funzionamento dei mercati, cioè colui che fa il market design e quindi può intervenire modificandolo laddove è possibile e in questo senso rimane l'attore ultimo. Ovviamente non tutti gli esseri umani sono allo stesso livello ora, non nei mercati finanziari, per ovvie disparità nella distribuzione delle informazioni, delle risorse economiche e finanziarie, dell'istruzione, dell'egemonia culturale che anche la finanza è in grado di esercitare generando tutta una serie di allineamenti e interessi ai mercati finanziari spontanei e quindi facendo in modo che poi gli desiderata, la cultura, gli interessi di Wall Street coincidano con quelli delle entità finanziarie, ma anche delle entità economiche, quindi le imprese, e alla fine anche degli individui. Quindi c'è questa caratteristica che è anche un pericolo dell'interazione tra uomo e finanza, finanza alla Wall Street intendo, per cui le entità sociali, culturali ed economiche tendono a pensarsi innanzitutto come entità finanziarie e quindi risultare appetibili agli investimenti dei mercati finanziari. E questo cortocircuito è quello su cui secondo me bisogna lavorare fondamentalmente, perché gli orizzonti della finanza, di certa finanza, di quella azionaria di Wall Street che è molto influente ora, è un orizzonte che insomma, la letteratura definisce come breve termismo, no? Quindi ottenere risultati economici nel più breve tempo possibile, possibilmente trimestralmente, insomma, questo è laddove possibile ogni trimestre. Questo ovviamente si scontra con la costruzione di una società. E quindi il problema è come fare a contenere gli effetti del breve termismo e indirizzarlo e allinearlo alle esigenze della costruzione di una società, di economia che invece voglia sopravvivere a scale temporali più lunghe. E quindi questo è il tema poi che cerco di porre negli ultimi capitoli del libro, cerco di citare le soluzioni avanzate in letteratura. Grazie. Io ringrazio l'autore Emiliano Ippoliti per aver voluto presentare il volume assieme alla casa editrice con il Centro Studi Americani. Ringrazio Fabio Pammolli, professore ordinario del Politecnico di Milano, e Angelo Maria Petroni, filosofo della scienza e segretario alla Sapienza e segretario generale dell'Aspen Institute. Da parte del Centro Studi Americano, di Giusy Desio, il vice direttore, e di Carlotta Ventura, il direttore, saluto anche tutti coloro che hanno seguito questa diretta e coloro che sono intervenuti. Chiaramente il legame sociale, la visione del mondo sono temi che avremmo potuto approfondire, le circostanze non lo hanno consentito per delle scelte che sono derivate dallo stesso flusso
dialettico e quindi mi auguro che possano essere prese e approfondite in altre sedi o di tornarci noi stessi o alcuni di noi. Grazie di nuovo a tutti quanti e alla prossima. Sì, se posso, volevo anch'io ringraziare in particolare il Centro Studi, lei per aver moderato. Sono molto insomma, onorato di aver potuto discutere questo libro con personalità del calibro del professor Pietro. Grazie a tutti.